Si intitola Viaggio al centro della notte, il libro del giornalista Luca Maurelli presentato questo pomeriggio nell'antisala dei Baroni alla presenza dell'assessore alla cultura e turismo del comune Nino Daniele. È il racconto del drammatico incidente accaduto a luglio del 2015 provocato da un DJ ubriaco che guidava contromano in tangenziale. Nello schianto persero la vita la giovane fidanzata Livia Barbato ed un uomo alla guida della sua auto. La presentazione del volume è stata occasione di dibattito sui temi della sicurezza stradale, della cultura del divertimento sano, degli abusi da alcol e droghe e del disagio giovanile. La vicenda di Nello e di Livia, che si è consumata 2 anni fa in tangenziale, forse ricorderete, un contromano durato 6 minuti e iniziato in una maniera assurda, folle, inspiegabile, è una vicenda di una coppia di giovani innamorati che conduce una vita carica di aspettative, di ansie, di sogni, una vita rovinata in 6 minuti, che sono il tempo che passa tra quando Nello gira l'auto e quando poi si schianta contro l'auto del signor Miranda, una vita rovinata in 6 minuti perché c'era la ricerca dello sballo da parte di questo DJ, il tentativo di divertirsi in un modo eccessivo, di sfidare i propri limiti. Basterebbe semplicemente riflettere magari nelle sedi opportune, per esempio nelle scuole, magari già dalle elementari, su cosa significa esagerare nella vita in generale, ma in modo particolare sull'alcol, per forse prevenire altre tragedie dello stesso tipo. Credo che questo titolo, Al centro della notte, il buio, in qualche modo vada inteso come una metafora di quello che a volte può accadere nell'animo di tanti nostri giovani. E quindi noi dobbiamo da questo partire per interrogarci profondamente su quello che spesso tante parti delle nuove generazioni avvertono come un vuoto di senso, che dobbiamo provare a riempire partendo, direi, innanzitutto dalla formazione, dalla scuola, dalla famiglia, ma anche da una società che possa modificare le proprie gerarchie di valori e costruire una comunità in cui il principio responsabilità possa essere quello decisivo, quello chiave.